Pure avanti. Va bene, buono. Ok, così è. Va bene, uno fuori. Calma. Di centro. Ora, senti. Brava. Sei lì, Ricky. Ahi. Tira. Bravissima. Quello.
Vai, 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 Carmine. No! Su! No, tira! Vieni con me, non è vero. Brava, senza fallo, bravo. Virgi, alla prossima. Vai, Zappo, vai, guarda Zappo, guarda Zappo! Vai, 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 vai! Tira, tira! Tira, brava Rebbi, vuoi il cambio? Aspetta, aspetta, ormai stringi qua sul 10, Rebbi, dai, dai, calma, calma, calma. Prendi la palla, calma, allargati, guarda Denis, guarda Denis, entra azzurro di nuovo Denis. Rosina! Come fai, cavolo? Giochiamo! Qual è? Dai, dai, su! Forza, 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 forza. Forza, Vai, Vai! Lo stanno chiamando loro.
Ed è l'ultima, eh? Brava, 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 brava,
Entratela. Entrate una. E qua, è qua. Rabbi. Vai dentro, Carmen. Vai là. Vai, scendi, scendi, scendi. Per destra. Attaccati. Tanto è fuori. Posso portiere? Allargati da te, non importa. Ma tu via! Vai a fare il tuo lavoro!
Brava, Matti, va bene, Matti, va benissimo. Allora, che brava. Brava. Te recupero sì, già. Sì. Ah, sì. Ottimo di 3 minuti.
Dai, dai, che è finita, dai! Dai, 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 vai, vai! Dai, dai! 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 Vai signora, dai, 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 gira, 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 ti riballa, giocavo il portiere pure. Va bene, dalla dentro. Allora che nostro. Grandissime! Complimenti! Male, vieni che festeggiamo. Ok, terminata la partita 5-2 per il Galati. Sindaco, non l'ho mai vista così scatenato ai bordi del campo. E forse non si ricorda del sindaco quando era in campo. Ci tenevamo molto a questa partita, io avevo addirittura per incentivare questa vittoria, avevo detto all'assessore che se si perdeva avrei ritirato le deleghe, quindi si è impegnata, ma sono stati bravissimi, onestamente tutta la squadra, però consentitemi di fare una menzione particolare a Rebecca, il numero 8 della nostra squadra, che ha un passo in più rispetto a tutti coloro che hanno calciato, che hanno giocato non solo in questo campo. Io credo che Rebecca meriti qualche piazza di tutt'altro tenore. Rebecca la numero 8, quindi. La numero 8, sì. E poi bravi tutta la squadra, bravo il portiere, e sul 2-0 si era andati sul 2-2, onestamente un pareggio forse immeritato e inaspettato da parte del team dell'Ocri. Poi abbiamo avuto un pizzico anche di fortuna in un momento difficile, però alla fine il risultato 5-2 ci sta tutto, è meritato da parte della nostra squadra. Cosa secondo lei non ha funzionato in quel 2-2, in quel momento dal 2-0 al 2-2? Ma nel campo di calcio a 5, diciamo, qualche piccola circostanza, qualche piccola sfumatura poi alla fine è determinante. Brave le nostre ragazze, il successo è meritato, quindi adesso meritiamoci questa testa della classifica, speriamo di mantenerla fino da qua a fine campionato, sicuramente sarà così. L'impegno della nostra amministrazione è quella di fare avere, intanto ringraziamo il Giare che sta ospitando e è sempre vicino, disponibile. Ripeto che il Giare fornisce questa struttura gratis per la squadra, non è cosa di tutti i giorni che una società privata mette a disposizione a gratis il campo. Speriamo che questo serva anche da esempio e da stimolo per noi amministratori, affinché ci spendiamo per garantire delle strutture non solo per il calcio a 5 ma per tutti gli sport minori, ecco, consentite il minore per la pallavolo, la pallacanestro. E un pensiero che abbiamo speso quando già passato quasi un anno per gli sport, per i diversamente abili e per gli sport minori. Quindi questa amministrazione punta soprattutto per i vari sport che ci sono? Sì, in questo momento quello che la fa da leone è il calcio a 5, sia il femminile che il maschile, quindi cercheremo di dare, se, ripeto, quello che ho detto prima dell'inizio della partita, un campetto di calcio a 5 coperto, se la provincia ce lo cede noi siamo pronti a coprirlo e a dare la giusta dignità a un campo che in questo momento è totalmente abbandonato.
Bene, questo è l'augurio che ci facciamo tutti quanti, tutti quelli che amano naturalmente il calcio, vedere questo sport, il calcio a 5 femminile. Adesso una partita in meno, il Galati, quindi... Pari punti con una partita in meno, una partita facile sulla carta, anche se le partite, come dice Trappattoni, non dire gatto se non ce l'ha del sacco, però penso che le nostre ragazze riusciranno a portare ormai in cassa il vantaggio che hanno, anche perché il Locri dopo questa batosta sarà un po' demoralizzato. Ecco, per chiudere, lei segue anche le trasferte? No, questa è la prima partita che ho, e infatti stiamo per scappare perché alle 5:30, lei lo sa, forse per questo punzecchia, e in questi giorni ci sono vari eventi. Ora alle 5:30 siamo al Fortino, che c'è un altro evento, stasera poi è saltato ma c'era una premiazione, quindi come sindaco siamo, come amministrazione siamo impegnati su vari fronti, perché è giusto che la testimonianza e la presenza venga portata in qualsiasi iniziativa e da chiunque parte proviene. Oggi ci tenevamo a essere presenti perché oltre all'assessore Patrizia Crea, ripeto, c'era mio nipote, c'erano parecchie ragazze, c'è Rebecca che è la punta di diamante di questa squadra, quindi, e poi c'è, anche se è Galati, Brancaleone, ma ormai diciamo che c'è questa sorta di gemellaggio. Io vedo quanto affetto, quanta amicizia, quanta stima c'è tra le ragazze, che non si vedono solo sul campo di gioco ma passano parecchie giornate, parecchie serate assieme, e questo è importante, fare a squadra, fare amicizia e soprattutto volersi bene e rispettarsi. Grazie sindaco, il cellulare le squilla, quindi. Va bene, grazie a voi. Terminata in questo momento la partita, Galati 5, Locri, Sporting Locri, la Cantera mi pare. Sì, Sporting Locri Cantera 2. Ecco, Cantera 2. Come ci può spiegare questa partita? Assessore, in questo caso Patrizia Crea. È stata una partita intensa, è stata bella, noi l'aspettavamo, ci siamo preparati bene a questa partita, l'aspettavamo perché c'è un motivo semplice, in realtà eravamo a pari punteggio, il campionato ancora non è finito, però distanziamo entrambe le altre squadre di almeno 10 punti, quindi questa per noi si può dire che era la partita campionato, certo bisogna restare concentrati anche per le altre 3-4 che resteranno, però era importante vincere per riuscire ad aggiudicarci questo campionato, diciamo che abbiamo messo un buon sigillo la vittoria del provinciale, insomma. Quindi siete a pari punti con una partita in meno? Sì, siamo a pari punti con una partita in meno che dobbiamo recuperare, diciamo che questo è stato lo nostro scoglio all'andata, quindi avevamo proprio il sangue nelle vene bello caldo, perché volevamo recuperare sia il risultato dell'andata, dovevamo perdere all'Locri 6-1, però in quell'occasione in campo il Sporting Locri Cantera aveva schierato una giocatrice di Serie A Elite, Beita Fernandez, a cui sono andati i nostri complimenti, perché si vedeva nettamente che era di altro livello e ha fatto la differenza. Oggi abbiamo giocato ad armi pari e siamo felicissimi perché abbiamo imposto il nostro gioco, quindi è una cosa importante, diciamo che se tutto va come noi speriamo vada realmente, riusciamo ad aggiudicarci la fase provinciale, quindi mettiamo un buon sigillo al regionale e ad un'ipotetica finale nazionale, quindi non possiamo che essere contenti, lo scoglio era proprio il Locri, dai, diciamocelo. Certo, un bel pubblico, un bel numero di persone in questa partita. Oggi c'era anche il sindaco. C'era anche il sindaco, lo ringraziamo per la sua presenza, ha seguito dal primo minuto incitandoci tutta la partita e quindi siamo onorati di questo, ma siamo onorati anche per tutto il pubblico che c'era, altre squadre che militano nello stesso campionato, e i genitori, i compagini, i tifosi di Melito, da Galati, dell'Ocri stesso, insomma tanta gente che segue anche lo sport e il futsal femminile, quindi questa è una bella cosa. È una bella dimostrazione di valore dello sport, insomma, quindi siamo contenti. Ecco, il sindaco diceva che sicuramente questa amministrazione punta ad avere un campetto tutto per soprattutto per Melito, un campo soprattutto per il calcio a 5 femminile. Voi lo state domandando proprio all'assessore allo sport, stiamo lottando molto, stiamo facendo il possibile con vari sacrifici per risistemare al meglio quello che è il nostro, al momento il nostro impianto sportivo, che è il campo Severio Spinella, e presto partiranno dei lavori e quindi anche la tribuna verrà sistemata e resa molto adeguata ad ospitare il pubblico, ma oltre questo vi svelo che abbiamo
abbiamo chiesto alla provincia la gestione del campetto che è annesso al liceo classico di Melito. Poterlo gestire, renderlo fruibile, perché al momento è diventata una vera discarica, quindi renderlo fruibile e farci dei progetti, chi lo sa, un palatendo quello che sarà, che ne uscirà, è una bella cosa per una cittadina di 12.000 abitanti. Noi ce lo diciamo sempre, non possiamo continuare a volare basso, Melito merita il rispetto e il riguardo che deve avere anche nello sport, non ci possiamo accontentare di certo di un unico impianto sportivo, anzi ringraziamo anche il presidente delle scuole medie che ha reso fruibile a tutta la cittadinanza l'altro campo di calcio a 5 che è nelle scuole medie, però ci serve qualche impianto in più per tutti gli sport, non soltanto per il calcio a 5, perché ricordiamo che un qualsiasi campetto o palatenda può essere utilizzato anche per altri sport, pallavolo, basket o quel che sia, quindi è necessario far crescere la cittadina anche dal punto di vista dello sport, ma se non ci sono impianti, quindi dobbiamo sicuramente progettare in questo. Questo è l'augurio che tutti gli sportivi melitesi si stanno facendo in questo momento. Torniamo, mi impegnando molto in questo. Sicuramente, certo. Torniamo un po' alla partita. 2-0, poi 2-2. In quel momento cosa non ha funzionato, Patrizia? No, allora diciamo che sul 2-0 probabilmente siamo rientrati in campo un po' più rilassati, convinti che avremmo mantenuto il risultato. Loro hanno giocato per 5 minuti con un po' di grinta in più, sapendo di non perdere nulla, quindi se la sono giocati. Sul 2-2 ci siamo svegliati bene, insomma, abbiamo fatto l'assalto finale. L'assalto finale. C'è da essere veramente contenti, insomma. Poi un plauso va a tutte le ragazze. Noi, io lo voglio ricordare, siamo una squadra in realtà composta da due gruppetti, Melito Galati e quindi Brancaleone, però ci siamo amalgamati bene perché negli anni abbiamo sempre giocato insieme e quindi abbiamo creato un unico gruppo, e vi svelo che è stato difficile anche allenarsi, perché un giorno a settimana ci alleniamo a Brancaleone e un giorno a settimana ci alleniamo a Merito, per consentire ad entrambe di fare lo spostamento nella strada, insomma, a pari svantaggio tra virgolette, andando incontro a tutte le esigenze. Poi abbiamo avuto varie vicissitudini nel corso del campionato, però a testa alta e con impegno, questo dimostra che se c'è impegno si possono raggiungere bei risultati in ogni campo. Sicuramente. Ancora oggi una lezione di vita, dai. Per chiudere, quindi adesso basta tenere la testa della classifica, sì, per poi arrivare... La testa della classifica, diciamo che per carità, rispetto per tutti gli avversari, e si può, il risultato della partita non è mai scontato, però gli avversari più probabilmente forti o competitivi, un poco già gli scontri li abbiamo avuti, per cui andiamo un po' più rilassati, ma sempre belli vigili, perché insomma... Quindi l'obiettivo finale? L'obiettivo finale. Che? La vittoria del campionato, a questo punto la vittoria del campionato. Grazie a voi per la vostra presenza, grazie a Radio Studio 95, Melito TV, insomma c'è da ringraziarvi sicuramente per la vostra presenza, come sempre siete puntuali e precisi. Grazie a Patrizia Crea, quindi in bocca al lupo per il proseguo del campionato. Grazie a voi, una buona serata.